si è resa conto di essere in TV? Lo so, lo so. Lo sa, e allora che sta facendo? Mi sto facendo un tic. Ma che tic? Lei ce l'ha un tic? Ma sono unito, mi sto facendo un TikTok. Ma che TikTok? Ma scusi, ma lei non deve lavorare? Sì, ma sono in pausa. Ho appena portato un paziente in barella ad un bancomat. Ma scusi, mi faccia capire una cosa. Ma lei porta i pazienti in barella fuori dall'ospedale? Dovevo fare un prelievo. Ma che prelievo, per favore, la smetta. Ci racconti invece come passa le sue giornate in ospedale? Alle 7 entro nella 205 e le vado. Vabbè. Alle 7:15 vado nella 316 e gliela do. Ma gliela da cosa? Scusi. E poi alle 10 vado alla 502 e gliela do. Ma no, ma che gliela do? Ma cosa dà? Cosa dà? Ma che dice? Lei non può fare queste cose. Non ho capito, cretino. Do la pastiglia ai malati. La pastiglia, vabbè, allora sì. Però ogni tanto me lo prendo. Ma se lo prende cosa? Il caffè. Ma com'è malizioso lei? Vabbè, vado avanti. Io l'ho assistito per la prima volta ad un intervento delicatissimo. Ah sì? Interessante, ci racconti. C'era un signore anziano a cui dovevano asportare un testicolo. Oh, un testicolo, poveretto. Pensi che per un solo testicolo c'era il chirurgo, l'aiuto dottore, l'anestesista e poi c'ero anche io. Addirittura, in quattro per togliere un testicolo? È quello che dico io. In quattro per togliere una palla, e chi era? Maradona! Per favore, la smetta! Senta, ma ci dica, mai ricevuto delle avance da qualche paziente? Ma certo, una volta un paziente mi ha chiesto un bacio. E lei che ha fatto? E io non gliel'ho dato. No, vabbè. Ma lui ha insistito, mi ha chiesto un altro bacio. E lei che ha fatto? Ma non potevo darglielo. No? L'avevo finita, non l'avevo più, avevo soltanto il rocher. Ecco, vado a comprare i baci, vada.